Difficile la gestione dei rifiuti nell'area mercatale del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia. Era stata prestata dal mercato a un'azienda svizzera di riciclo una zona in cui posizionare due scarrabili e le reti dismesse dai pescatori, in modo da togliere prodotti potenzialmente inquinanti e riciclarne i materiali. L'azienda è sempre stata molto ligia nel ritiro dei quintali tra reti e materiale vario fatto confluire nell'area. Sembra che questa volta sia meno celere, forse perché il materiale è stato spostato da un'area più nascosta una più in vista, proprio fronte strada. Il cambio di location è stato necessario in quanto sull'area precedentemente occupata è stata realizzata una recinzione dove questi materiali andranno conferiti in modo da mantenere più ordinata la zona. La recinzione ora sembra essere in uso al cantiere con cui si stanno sistemando le banchine, mentre il polistirolo viene conservato in un'altra area dove sembra essere meno esposto alle folate di vento che lo gettano in acqua, diventando ulteriore elemento di inquinamento. Resta il fatto che, come dice il detto, occhio non vede, cuore non duole, dove erano messi prima gli scarrabili e le reti nascosti dal banner riportante la scritta Custodi dell'Adriatico, davano poco fastidio. Ora, in bella vista, in un luogo di passaggio obbligato per residenti e turisti, di fastidio ne danno. Sappiamo che l'azienda è sollecitata dal personale incaricato almeno una volta alla settimana e alla richiesta risponde che a breve verrà fatto il ritiro. L'azienda ritira gratuitamente e i pescatori sono fieri di contribuire a mantenere pulito il mare, raccogliendo e conferendo qua potenziali inquinanti. Era già stato raggiunto un record di 100 tonnellate di reti dismesse raccolte, record destinato ad essere superato quest'anno, ma anche per loro vedere che questo materiale rimane fermo dove non dovrebbe stare non è un buon segno. L'azienda è stata avvertita anche del nostro passaggio, conseguenza delle lamentele di chi là ci passa, ci lavora e ci vive. Quindi speriamo che questo servizio possa essere un sollecito ulteriore.